Allora, bentornati a Golem ancora una volta. Questa settimana sono diverse storie che ci interessa raccontarvi e segnalarvi. Innanzitutto una che rientra un po' nella filosofia di Golem ed è quella relativa ad una sentenza recente della Corte di Cassazione che è stata presentata dalla stampa come una sentenza di quelle che suscitano meraviglia, le cosiddette sentenze shock. E ora lo shock è, forse lo shock è un'abbreviazione di sciocco, nel senso che lo shock non si vede dove sia. Questa sentenza dice, e ne avrete sentito sicuramente parlare, ne avrete, non è come lo sketch di Totò nella lettera, avrete, femmina, avrete, condizionale, avete sicuramente sentito parlare di questa sentenza e la Cassazione ha confermato delle sentenze di merito precedenti continuando ad obbligare il papà separato di una ragazza ormai 25enne a versare un assegno di mantenimento per la figlia alla ex moglie, nonostante lei abbia un lavoro come commessa part time con busta paga a tempo indeterminato, eccetera. Bene, la Cassazione ha detto: guardate, confermando le sentenze di merito, ha detto hanno fatto bene i giudici di merito, perché l'assegno va sospeso solo quando c'è una capacità di essere autosufficiente da parte del figlio. Minorenne, maggiorenne, non importa, sono, diciamo, i doveri di assistenza sono sullo stesso piano. Ora, evidentemente, 600 euro al mese con un impiego part-time, per quanto a tempo indeterminato, eccetera, non significa l'autosufficienza, significa poter vivere a casa di mamma, appunto. Come peraltro la stessa notizia di agenzia diceva, nonostante 600 euro al mese, la figlia vuole continuare a vivere a casa di mamma, ma con 600 euro al mese non si vive altrove, e si ha diritto all'assistenza, questo è il punto. Allora, la cosa drammatica invece, e di cui nessuno naturalmente parla, e noi abbiamo cercato di evidenziarla, è che innanzitutto c'è questa assuefazione, per cui chissà come uno guadagna 600 euro al mese e vuol dire che ha raggiunto un grande successo e delle grandi, grandi, grandi traguardi. No, è un'umiliazione. Una, tra l'altro, si trattava di una diplomata in ragioneria che deve fare la commessa part time in un negozio per 600 euro al mese. Voglio dire, è un'umiliazione. E quindi il vero problema qual è? È che la Repubblica Italiana è fondata sui soldi che la famiglia può dare ai figli e poi di tanto in tanto sul miracolo del lavoro. Cambiamo. Io sono favorevole a cambiare la Costituzione, ma non nel senso che viene proposto, ma in questo senso qua. La Repubblica Italiana è una Repubblica, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sui soldi delle famiglie ai figli e forse qualche volta anche sul lavoro, quando capita. Quando la raccomandazione di turno funziona, cioè non vuole essere qualunquisti, ma insomma, al di là delle raccomandazioni, l'economia è ormai scoppiata, nessuno più riesce a trovare una collocazione. E allora perché la Cassazione dovrebbe dire questa ragazza no, non ha più diritto a niente? Abbiamo lottato per i diritti dei figli e adesso ci riteniamo, guai se non fosse così. Insomma, abbiamo cercato di raccontare questa storia nella maniera giusta e corretta. Ritorniamo anche questa settimana sul nucleare, perché l'ingegnere Gianni Malagoli ha risposto ad alcuni interrogativi che venivano posti da lettori e ha fatto un excursus anche divertente sul piano intellettuale. E noi siamo ancora quelli che si divertono intellettualmente, in Italia sono sempre di meno e questa cosa è pericolosa, perché ci si diverte soltanto con l'Isola dei Famosi, con X-Factor. La divertimento intellettuale è quello che paga di più. E a proposito di capacità intellettuali e di intelligenza, c'è un articolo molto carino, molto interessante, di Dalila Liguoro sul meccanismo che regola il funzionamento delle slot machine da un lato e sul meccanismo mentale che invece regola la dipendenza dalle slot machine dell'uomo. Vi dico solo questo. Come racconta Dalila con dati scientifici, citando la storia della psicologia, l'uomo è più stupido di un piccione. E perché? Andate a leggere. E poi c'è un'altra cosa che vi volevo segnalare, anzi due. La prima è un articolo sui critici d'arte, su una professione che praticamente non esiste, pur essendoci una formazione specifica, che ci offre una critica d'arte, appunto, in maniera molto ironica, ma anche puntuale, ma anche, torna sempre, mi sento molto Walter, vabbè, ma anche. E poi una vignetta, la vignetta della settimana, questa settimana è di Scena, Emiliano Tanzillo,
La vignetta, per chi gli fosse sfuggita la notizia, riguarda dei pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia a Napoli che sono rimasti praticamente a piedi, nel senso che gli autisti non hanno la possibilità più di fare straordinari, per cui o tornano tutti a casa entro le 14 oppure si arrangiano con i mezzi pubblici, con i mezzi propri, eccetera. Allora, ovviamente i pubblici ministeri protestano dicendo ah, la Camorra ringrazia, eccetera, e su questo è la vignetta, come è giusto che sia, c'è questa, insomma, va a vedete. E il punto è un altro, anche qui si parla sempre delle cause, ma perché e mai degli effetti? Degli effetti e mai delle cause, scusate, ormai mi sono anche io abituato a parlare degli effetti. Allora, si parla degli effetti. Il fatto che il PM resta a piedi è chiaramente un problema anche di sicurezza, perché i pubblici ministeri della direzione antimafia hanno le auto blindate, però insomma non esageriamo, a Napoli su diverse decine di pubblici ministeri della direzione antimafia, quelli che è opportuno per la propria sicurezza che abbiano l'auto blindata sono 4-5, gli altri mandano l'autista a fare la spesa, insomma io poi non mi fate parlare, non mi fate parlare. Allora, comunque, lasciamo stare, sono tutte necessarie e adesso la Camorra è un problema. Ma parliamo del problema vero. Non ci sono soldi per pagare gli autisti, non ci sono soldi per pagare le bollette della luce del Tribunale di Napoli, per cui quando fa buio, e d'estate va bene, ma d'inverno è presto, bisogna andare tutti a casa. Allora è inutile che Brunetta, quel caro amico di Brunet, dice che i giudici fanno un loro, ma che fanno loro? Non, anche volendo, poi magari c'è qualcuno che ci marcia, ma anche volendo, non ci sono i soldi per stare negli uffici. Cioè gli autisti, la luce, le fotografatrici, si spegne, non c'è la carta, è chiaro. Allora, parliamo dei problemi veri, questa cosa è drammatica. E chi la deve risolvere? Il procuratore? Le manovre, come giustamente purtroppo uno deve dire, l'altra sera c'era un dibattito in televisione da Bianca Berlinguer su TG3 Linea Notte, dove c'era il residuo imbalsamato di Luciana Castellina, l'utile idiota, come diceva Fortebraccio parlando di rumore dalla fronte inutilmente spaziosa, di Gianfranco Rotondi, ministro per l'attuazione del programma, che poi che vuol dire l'attuazione? Cioè ministro è come se un'azienda nominasse un amministratore sovrintendente a che le cose funzionano, cioè che delle cose funzionano è la premessa, cioè l'attuazione del programma, la garanzia dell'attuazione del programma è il governo, non è un ministro. Comunque vabbè, il ministro che quando non c'è niente da dire mandano Rotondi perché non ha niente da dire, ma lo dice molto bene. E poi c'era Paolo Cirino Pomicino. Ora Paolo Cirino Pomicino era un gigante della politica lì in mezzo. Questa cosa è drammatica. Vabbè, lasciamo stare perché poi dopo arrivano le querele e io. Però insomma ci siamo capiti. Quindi voglio dire, i pubblici ministeri sono a piedi. Sì, è grave, quasi sempre. Parliamo del problema vero e poi l'ultima cosa è di là. A proposito di Napoli, ma il neo sindaco Luigi De Magistris, anche lui ex pubblico ministero, si è, per far vedere che deve far ripulire Napoli dalla spazzatura, è salito sul camion della raccolta rifiuti. Questa cosa è pericolosa, mi ricorda tanto una persona che saliva sul trattore. Meno male che De Magistris non era a torso nudo, perché voglio dire, tutto si può dire di quella persona lì che saliva sul trattore per fare la campagna del grano, tranne che non avesse un fisico, diciamo, prestante. Tra l'altro non esistevano gli anabolizzanti, quindi era tutto originale. De Magistris a torso nudo, insomma, non fa lo stesso effetto. Lui invece aveva la giacca e la cravatta o la maglietta, insomma, adesso non ricordo precisamente, lo trovate sulle immagini. E De Magistris che sale, questo mi fa venire in mente una battuta di Massimo Troisi nel film Ricomincio da tre, quando lui commentando il fatto che tutti apprezzavano il famoso periodo del regime fascista, perché dicono quando c'era lui i treni arrivavano in orario, allora Massimo Troisi giustamente risponde, dice ma allora scusate, ma se il problema era questo, perché l'abbiamo fatto capo del governo? Bastava farlo capo stazione. Allora, allo stesso modo, è il sindaco, queste uscite peroniste, demagogiche, della peggiore guidare il camion della spazzatura per far vedere, cioè, allora fate assumere l'azienda municipalizzata, senta a me. Arrivederci, ho parlato a lungo, ci vediamo la prossima settimana. Addio.